Ma ciao e bentornati in un nuovo video. Oggi vi mostro i prodotti finiti legati al cibo, quindi cose che ho acquistato. Vi faccio vedere nel mio svuota la spesa e ho assaggiato, quindi vi faccio vedere e vi dico cosa ne penso. Iniziamo con Food Tea, tè verde mango con una nota di camomilla. Questo l'ho beccato quando sono andata a Catania, perché poi qui non l'ho beccato più, e devo dire che è grazioso. A me personalmente piace il Food Tea alla pesca con la nota di rosa, quindi quello è il mio preferito. Quindi se lo ricompro, non lo so, non trovo quello che mi piace alla pesca e mi trovo fuori e voglio un tè, sì, lo rivedere. Questi qua sono latte, ora sì, latte di riso e latte di soia. Sì, li ricomprerò perché mi piacciono, e in particolar modo mi piace tra i due di più il latte di riso. Ho voluto provare questa qui, che è Le Linfe in vita snella, senza zucchero, senza calorie, con aloe vera, un'acqua depurativa ricca di vitamine B3, B6, B12, fonte di magnesio. Ho detto c'è caldo da morire, non si respira, e mi sono ispirata alle acque che vendono in America, ma non ci azzicca, come diciamo qua, nulla. È bruttissima per me, no, non la ricomprerò, non mi piace il sapore, non mi piace sia a temperatura ambiente. Ho provato a berla fredda, ho provato a berla col ghiaccio, no, non mi piace, quindi no, non la ricomprerò. Cambiate il sapore, formulatela in maniera diversa, perché non mi piace. Anche biscottate Monvisio, non l'avevo mai provato questo brand. Le fette biscottate sono realmente buone, non so se questo pacco nello specifico, ma le ho trovate tutte rotte con pezzoni all'interno, quindi il sapore è buono, però se voglio mettere la marmellata lo potevo fare, perché non era possibile. Sono fatti di farina integrale macinata a pietra a basso contenuto di grassi saturi, ricca di fibre. Il sapore è buono, però purtroppo non le ho potute consumare come avrei voluto, cioè con la marmellata le ho dovute mettere nel latte. Forse gli darò, se le ritrovo, un'altra possibilità. Appena le trovo tutte rotte non le comprerò più. Ho fatto questa pasta che è di Conad, verso natura bio, caserecce integrali trafilate al bronzo, ricche di fibre. No, non le ricomprerò, perché per me la pasta integrale che preferisco in assoluto, che è la più buona che abbia mai mangiato e preferisco sempre quella, è Grano Oro. Le altre non mi piacciono, quindi no, non la ricomprerò. Se la ricompro è solo perché il supermercato dove mi trovo non ha Grano Oro, quindi che faccio, non la compro? La compro, però se devo scegliere, no, non la ricompro, perché non incontra i miei gusti. Per finire faccio vedere questo qui, Royal Canin Chihuahua, e questo è i croccantini che ha mangiato Buddy per i primi suoi 6 mesi, anche se con noi è da molto meno tempo. Noi abbiamo comprato gli stessi che gli dava la signora che l'aveva prima, e devo dire che sono piaciuti tanto. Adesso li abbiamo sostituiti, e niente, ve li volevo fare vedere, perché anche questi sono finiti. Quindi se avete un chihuahua e non sapete che croccantini dare, se volete provare questi, che sono proprio adatti per loro, perché hanno una forma molto piccolina e quindi sono quelli che riescono a masticare meglio quando sono proprio piccolini e hanno ancora i denti piccoli. Bene ragazze, questi erano i miei prodotti mangerecci finiti. Spero che questo video vi sia piaciuto, e quindi mi
piacerebbe trovare un pollicino su, e se non siete iscritti al mio canale iscrivetevi e aiutatemi a crescere. Ciao!